Buonasera a tutti, sono live, quindi ho visto i primi spettatori. Io sono Michele Ingrenna, sono un cantatore. Starete con me per questo concerto per un po'. Ciao, ciao Samuele, ciao, ciao a tutti. Non vi nascondo che questo è un concerto speciale. Fammi bella ciao, non la conosco. Comunque benvenuti e grazie mille per essere qui. Sono un cantautore e lì in basso a destra avete tutti i miei link social per magari scoprire un pochettino di più di me. Questo è il mio live musicale. Ciao Robby, vorrei iniziare con questo brano che parla di un qualcosa che non si fa più al giorno d'oggi. Se ti incontro per strada non riesco a guardarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band in metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io ti ho visto è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono. Sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso, per cantarti un sentimento. Se tu mi vorrai baciare, sarò contento. E questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me. Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, e mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere i satelliti ogni essere vivente. Mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi. Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sulle Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap. Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci credere alle cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passione da copione, di cinema, romanzi o che ne so di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore solamente, amore solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore. Amor che nulla amata, mar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, chissà per come. Nessuno sa perché o chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto, smog si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello e di un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sulle Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap. Eccoci qua. Ecco che mi posiziono con la chat in maniera corretta. Benvenuti a tutti, grazie mille per essere qui. Io sono oggi particolarmente emozionato perché questo concerto non era appunto previsto. È stato anche alcuni brani che ho inserito, come questo, ma ho voluto iniziare appunto. Sembri Jovanotti, grazie, grazie per il complimento. Non so se a te piace Jovanotti, io lo apprezzo tantissimo appunto come artista, ma lo apprezzo anche per i suoi testi e per questo testo in particolare. Infatti ho voluto iniziare simbolicamente con una tematica di cui oggi se ne sente sempre meno parlare, ovvero il corteggiare una ragazza al tal punto da dedicarle una serenata. Io sono Michele Mirenna, il 19 marzo è uscito un mio album che si intitola Onesto.
Questa sera, oltre a brani famosi, come appunto avete sentito Serenata Red all'inizio, vi farò ascoltare qualcosa di mio. E questa si chiama Sticky. You are my girlfriend, you became my girlfriend too. I apologize down to the stuff when I used the words I'd ever fall down, but you saved my contact on the phone. I ask you, can you call me the best superhero? I destroy my enemies, all of your fears. So what I see is if you need my help, I'll be around, but girl, I have no time for marriage. I have to find my one. You are so sticky, teasing my heart's busy. If you wear the socks, I become crazy, lady. I'm not ready, but I want just you, sticky, teasing my heart's busy. If you wear the skirts, I become crazy, lady. I'm not ready, but I want. I apologize again, but I like all that, it's my game. And if you want to play, get it right. Train yourself and keep your guard up. Don't let me go. I don't know what is the right road. All I wanna do is sit sweet with you. You are my girlfriend, you became my girlfriend too soon. But girl, I have no time for messages. I had to find my world. You are so sticky, teasing my heart's busy. If you wear the socks, I become crazy, lady. I'm not ready, but I want just you, sticky, teasing my heart's busy. If you wear the skirts, I become crazy, lady. I'm not ready, but I want. I apologize for last time. Is that I won't be satisfied? I always have to run, it's time to go. And to find my world. I still remember my first guess, first act. Next, I felt dropping like a hot cake. I'm not surprised, I'm falling even more in love with you. Damn, I love you. I have to find my world with you. Find my world. You're so sticky, teasing my heart's busy. If you wear the socks, I become crazy, lady. I'm not ready, but I want just you, sticky, teasing my heart's busy. If you wear the skirts, I become crazy, lady. I'm not ready, but I want. E grazie, grazie, grazie. Se mi vedete abbassare è perché qui, non so se lo vedete, ma ho un mouse. Wow. Allora, grazie intanto per le richieste. Posso fare una promessa. Posso dire che il pezzo che mi è stato chiesto in chat lo farò nel prossimo live. Sto mantenendo bene o male la media di un live a settimana e qui sulla pagina Flash Mob ormai è già il terzo o quarto live, ho visto che siete in tanti e siete sempre gentilissimi, quindi siccome io esibisco spesso un pezzo di Rino Gaetano, ma non lo suono da tantissimo tempo, quindi siccome si tratta di una dedica, quella che vuoi fare tu, non voglio renderla povera, qualitativamente parlando, e quindi rischiare di dimenticare il testo o addirittura gli accordi, quindi prometto che la inserirò e settimana prossima molto probabilmente tornerò in questa pagina, o comunque molto presto prossimamente, e inserirò Rino Gaetano. È una promessa. Come dicevo, appunto, io nel 2018 partecipai a un talent, The Voice of Italy, facevo parte del team Albano. Vi racconto un pochettino appunto chi sono per tutte le persone che si stanno connettendo e per quelli che entrano ed escono da questo live concert. Infatti lo dico subito all'inizio, lì in basso vedete un piccolo mini me realizzato da me appunto in grafica digitale per dare il benvenuto a chiunque, anche durante io canti e suoni, entra a far parte di questo concerto. E allora, visto che non posso fermarmi per dire benvenuto in questa live, ci pensa il piccolo mini me. Partecipai a The Voice e portai un brano di Pino Daniele all'epoca
Poi, anni dopo, appunto, ci fu un'edizione di Sanremo in cui una persona, per omaggiare un grande cantatore della musica italiana, ovvero Lucio Dalla, portò questo brano a Sanremo, del quale io me ne innamorai follemente, e al quale poi pensai, cavolo, avrei potuto portare anche questo nella blind audition. Quindi oggi ve lo faccio ascoltare qui per voi. Il brano è Almeno Pensami, di Ron. Fossi un piccione che dai tetti vola giù fino al suo cuore, almeno fossi in quel bicchiere che quando beve le andrà giù fino al suo piede. Fossi morto, tornerei per rivederlo ogni mattina quando esce. Avessi il mare in una mano, ce ne andremo via fino al punto più lontano. Almeno pensami, senza pensarci pensami, se vai lontano scrivi, anche senza mani scrivimi, se troppo buio chiama, prendi il telefono, parlami. Io e la notte siamo qua. Ah, come si fa tenere un cuore, se ho le mani sempre sporche di carbone? Sono già passati 1000 anni, tanto il tempo che ti guardo e non mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano, dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano. Almeno pensami, senza pensarci pensami, se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi, se troppo buio chiamami, prendi il telefono, parlami. Io e la notte siamo qua. Ah, come si fa? Almeno pensami, senza pensarci pensami, se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi, se troppo buio chiamami, prendi il telefono, parlami. Io e la notte siamo qua. Ah. Se troppo buio svegliati, se stai dormendo sognami, se mi sogni io sono lì dentro di te. Na, na, na. Sempre più lontano, dentro a questa goccia che mi è caduta sulla mano. Grazie mille. Ciao Marzia, e grazie, grazie mille. Grazie mille per i complimenti. Questo era appunto un brano, Pensami, appunto, che non mi ricordo come si classificò a Sanremo. Se qualcuno lo sa, magari me lo ricorda in chat. Non per nulla, perché non mi sono mai interessato a queste cose, ma adesso sai quelle cose quando ti vengono nei momenti sbagliati, quelle fisse. Quindi adesso magari ripenserei, se no, a come si è classificato. Se non ricordo male, non troppo bene, ma non che sia importante, ma io apprezzai molto il suo modo di ricordare. Grazie, grazie Roby, grazie Roberto. Il suo modo di ricordare appunto il grande Lucio Dalla, ecco. Torniamo sempre a tributare i nostri artisti, appunto, quegli artisti anche che hanno un pochettino influito nella mia scrittura. E questo è un brano di un cantante un po' mainstream, passatemi il termine, quindi un po' più conosciuto, perché magari anche passato più in radio tra i giovani, ed è Marco Mengoni. Ma questo brano è un brano che non a caso ho scelto di portare in questo speciale
concerto di oggi e lo scopriremo soltanto più avanti il perché non voglio che sia un manifesto di ciò che deve essere l'incipit per seguire questo concerto. Ma questo testo appunto parla di un qualcosa che negli ultimi tempi ho sempre di più assimilato, ovvero quello di essere libero delle proprie decisioni e del proprio essere, e si intitola Parole in circolo, ed è un brano di Marco Mengoni che fa così. Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che ci ha intossicato l'anima. E devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida. Io l'ho vista, sai, la vita degli illusi con le loro dosi di avidità e superbia, che per combatterli, ti giuro, basta poco. Devi interdirli con un po' di gentilezza. Un'alluvione mi ha forgiato nel carattere, però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere. Se qualche volta ho anche perso la testa, però l'amore mi ha cambiato l'esistenza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero e canto di tutto quello che mi ha dato un brivido e odio e ti amo, poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che in altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più fate ciclico, dicono, 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 parole in circolo, parole in circolo, credo che ognuno abbia una strada da percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo, e quanti piedi che si incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino, e ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta. Sarà che forse dentro sono un po' remagio e cerco anche in cielo una stella cometa. Una passione mi ha cambiato nella testa, ma sono un sognatore con i piedi a terra. Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza e di sorridere battendo la tristezza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare meglio il mondo. Libero, libero, libero. Mi sento libero e canto di tutto quello che mi ha dato un brivido e odio e ti amo, poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo e dicono che un'altra ottica se resti in bilico. Dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, 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 parole in circolo, parole in circolo. Se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, 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 parole in circolo, e libero, 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 mi sento libero e canto di tutto quello che mi ha dato un brivido e odio e ti amo, amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo e dicono che un'altra ottica se resti in bilico. Dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, 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 parole in circolo. Parole in circolo. Questa era appunto Parole in circolo di Marco Mengoni. Allora, non so chi di voi più attenti si è accorto, intanto fammi andare perché non voglio mai perdermi, ok. Grazie sempre a tutti quelli che entrano ed escono da questo live music perché è bellissimo vedere anche due o tre persone che si aggiungono a quelli che già ci sono, è sempre bellissimo. Non so chi dei più appunto sgamati, come si suol dire, si è accorto che non mi trovo, io abito a Milano appunto proprio per la musica. Ma in questo momento, dai, simbolicamente non mi trovo a Milano, perché quello che vedete dietro di me e attorno a me, ovvero il luogo in cui sono io all'interno, è il The Spice of Life ed è un posto molto famoso, uno dei locali più importanti a Londra, se non il locale più importante, in cui appunto io ebbi la fortuna di suonare un paio di anni fa adesso, in cui appunto scrissi poi a Londra tutto l'album Onesto, di cui avete sentito un primo brano prima. Sticky, ma a Londra io visitai molti posti importanti. Dello Spice of Life ci ritorneremo dopo. Visitai molti posti importanti, tra cui
questo. Eccoci qua. Ci troviamo in questo momento a Queen's Park. Queen's Park è esattamente nell'imbocco della via di Victory Road. Questo è il luogo in cui io abitavo. Esiste un brano di un ragazzino che si chiama Neil Horan, un ragazzino perché è un po' più piccolo di me, che una volta che io sentì questo brano ho detto: cavolo, la prima volta che riesco appunto ad andare a Londra, era appunto nei piani di doverci andare, per motivi di cui parlerò dopo, ho detto devo realizzare il video a Londra, tra i vicoli di un posto famoso. E il videoclip che è ancora presente su YouTube ritrae appunto Notting Hill e Victory Road, ovvero Queen's Park. E quindi esibendovi questo video ho pensato bene di portarvi con me appunto in quel di Londra, esattamente appunto a Queen's Park, nella via che si chiama Victory Road, nell'appartamento di Bobby Glynn in cui ho alloggiato per tantissimo tempo. E questo è il brano che si intitola This Town. Waking up, you kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw the shiny run around. It's funny how things never change in this old town. So far from the start. And I want to tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing this very ground. Wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Dry our ways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved out with someone new. In the pub that we meet, it's got this arms around you. It's so hard, so hard. And I want to tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing this fairground. Wish I was there with you now. Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Dry our ways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies that come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong, that I can't move on, but it's something about you. Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Dry our ways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies that come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you. Grazie, ho letto un commento e non dovrei farlo mentre suono. Grazie Carlotta,
Ma sei bravissimo, finalmente qualcuno che canta e che è capace, e che suona pure, grazie, grazie mille. Come dicevo prima, io sono appunto un cantautore e sto da quando appunto ci sono state le restrizioni e i locali sono chiusi, tutta la musica appunto è stata, è dovuta correre ai ripari appunto con questi live. Su internet ho cercato di ideare un pochettino una formula che potesse coinvolgere quanto più possibile, quanto più in una maniera quanto più possibile bella ed emotivamente forte la persona che si collega in questi live. Ripeto, adesso sono già, come ho detto nelle scorse live, adesso sono già, penso al 13º, al 14º live in streaming. Mi stanno portando un sacco di fortuna perché ho la possibilità di farmi conoscere senza alcun filtro e soprattutto avendo anche quasi un feedback diretto da ambe le parti con le persone, e se riesco a coinvolgere e portare un po' nel mio mondo musicale con i miei mezzi, quindi una chitarra, un pianoforte, la mia voce, le mie parole, anche una persona alla volta, due persone al live alla volta, è il lavoro che deve fare un musicista, mentre vista dalla parte del musicista è la sua vita. Quindi grazie per il commento, è stato, come puoi vedere, molto apprezzato. Questa è la storia di un uomo che, arrivato all'apice del successo, non riesce più per colpa del sistema a rimanere con i piedi per terra. Ognuno nel suo ambito, l'ascoltatore può vestirsi questo brano addosso, e l'unico modo in cui riesce a rimanere con sani principi che lo fanno stare bene è nella visione della propria moglie e dei propri suoi due bambini. E infatti la risposta a tutto questo è una frase che cita I need your simplicity, ho bisogno della vostra semplicità. È un brano che ho scritto a Londra, ovviamente non è autobiografico, ma ho preso tutto ciò che mi circondava, che ho vissuto, e ne è nato questo brano che è nell'album Onesto che potete trovare dappertutto. So that's the life I'm faced as I prove. Nothing better I can do. Actually, I'm looking for you. Maybe I'm fooled. I want to change the name of each human being with yours. I feel so close to you right now and always. I want to kiss your belly and see mom and dad to get you ready to your life. I want to kiss your cheeks and see you are my life and I love you like never. I can't imagine my life without you. Sit on the couch while you kiss me softly, I whisper. Can't you see as I'm on the bed? I lead a house and letterbox with our name and one of them running by and calling us mom and dad for this. I need your simplicity. You know I met a thousand of you. One night some memories and life is good. So instead I can't use mine. Yes, I do. I'm never fooled. I want some more from you. I have a million things to do. I know you understand over and over again. Darling, slowly come towards me, and I will tell you I am yours forever. Never set me free. Can't you see us on the bed? A little house with our name. You see my hands on the page. I want to be a great man for you, and one of them running by calling us. Can you see us on the bed? Little house.
was a letterbox with our name, and one of them running by calling us mom and dad for tears. And when we're old, I will love you like the first time, 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 time. We'll be forever young. I just hope you heard what I say tonight. I will be nothing without our love. Can you see us on the paint? A little house with our name. You see my hands on the page. I want to be a great man for you. And one of them running by calling us. Can you see us upon the stage? I'm sure of it. It's kind of becoming my life story. And can you see one of them running by calling us? And one of them laughing by calling us. I want to see them grow up crying, calling us mom and dad. I need your simplicity. E questo era appunto il mio brano, I Need Your Simplicity. Grazie mille. Grazie, grazie a tutti quelli che si stanno, che mi stanno facendo appunto complimenti. E adesso, quindi abbiamo ascoltato due brani del mio album e molte, è già 35 minuti, questi live music, lo dico a ogni live, queste dirette verranno ricaricate poi sul mio canale YouTube, Facebook e Instagram, in parte su Instagram perché non si possono caricare video troppo lunghi, ma su Facebook e YouTube le ritroverete. Ecco perché sono felice del pubblico che va e che viene, perché la bellezza di questi live è che appunto li puoi riprendere, ovviamente la diretta è sempre una cosa, cioè scoprire determinate cose e ascoltare per la prima volta determinate cose in diretta è bellissimo, però la possibilità è una grande possibilità, è un po' come salvare dei ricordi, no? Quello che abbiamo del web, di salvare in degli archivi virtuali il nostro materiale, rivederli quando desideriamo, è una grossa fortuna e molti di noi magari non ce ne accorgiamo e la usiamo in maniera un po' più frivola, ma è anche giusto così, ovviamente. Abbiamo ascoltato appunto due brani del mio album e adesso, per concludere questa prima parte, anche se è un po' di più di una prima parte, ho un tributo da fare a un cantatore italiano, un cantatore che apprezzo tantissimo, e non dirò nulla perché il tributo è molto lungo, è molto complicato, ma è poesia pura, proprio come era lui. Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno, con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè, tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minacce e saviglia con me. Alla fine m'assetto papale, mi sbottone e me leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevi un mio caffè. Ah, che bello il caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta da cicirinella, compagna di cella ci ha data a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa?
Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervella e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo scettissimo e mezzo io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in derulotte ci tiene i bisogni. O vi basta una mossa, una voce, che a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto alle 3, volita spremuta, volito un caffè. Ah, che bello caffè! Pure in carcere lo sanno fa, caricetta caci cirinella, compagna di cella ci ha data a mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, caricetta caci cirinella, compagna di cella precisa a mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, chi c'è là. Io non tengo compendio, e chi le stipendio, un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, un marito non tiene pacienza. Io non chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo è lavato, è più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campare o pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta caci cinnella, compagna di cella c'è data a mamma. E ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta caci cinnella, compagna di cella precisa a mamma. Qui non c'è più decoro e le carceri d'oro, ma chi la m'ha vista chissà. Chi stai soffa di scenti e per chi stai vedendo se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Magari in giaustata a papà e fora di starti se stanno a spassà. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema la rabbia che è Cristo caffè. Chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'una nell'altra, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse all'ordine costituito. Quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al loro dovere non vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva,
Molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e una estrema unzione, il benefimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa, poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. E questa era appunto il mio tributo a Fabrizio De André, che ufficialmente, lo feci anche una volta una piccola parte sul web, si chiama Il delirio di De André, perché secondo me la parola delirio sta nell'aver scritto e interpretato comunque in quella maniera due testi così pazzeschi, e il fatto di averli cantati di seguito era proprio per omaggiarlo e ingigantire ancora di più il suo essere unico appunto all'interno della nostra musica italiana ancora oggi. Ecco, quindi siamo a 40 minuti e quindi siamo arrivati alla prima parte, alla fine della prima parte. Perché? Perché adesso appunto, proprio come quando giravo nei vicoli di Londra, per questo vi ho lasciato appunto con me ancora qui a Queen's Park, io giravo appunto per i negozi e vedevo in molti negozi Back in 5 Minutes, diminutivo, perché appunto per ufficializzare e comunicare ai clienti che il negoziante stesse andando da qualche parte per poi tornare, mettevano questo cartello. Ecco, io adesso dovrò preparare una piccola scenografia che ci porteremo fino al finale, e quindi vi metterò anch'io questo cartello, giusto per non rompervi la magia di questo momento. Ecco, quindi ci vediamo fra 5 minuti. Eccomi qua, dovrei essere tornato appunto da voi, perché come vedete appunto volevo prendere il pianoforte, e siamo ritornati allo Spice of Life, perché questo sarà un finale per me molto importante. Ecco perché sono contentissimo che questo concerto possa rimanere online una volta concluso. Perché questo frangente verrà sicuramente estrapolato e condiviso in vari luoghi, ecco, perché voglio che si ricordi questo finale. Io arrivo da un altro album che uscì nel 2015, un album intitolato Vorrei scrivere, che arrangiai con Antonello Cascone, ovvero un noto arrangiatore che collaborò col grande Andrea Bocelli. E quest'oggi, per portarci alla conclusione di questo concerto, voglio intanto farvi ascoltare, così pianoforte e voce, come è nato il singolo appunto Vorrei scrivere. Vorrei scrivere di te, di un amore che non c'è.
Vorrei scrivere di un cane bastonato, del suo padrone perduto. Vorrei scrivere del mondo che si spezza in fragilità e in costanza. Non si rende mai conto del tempo. Vorrei scrivere di noi, di racconti immaginari. Vorrei scrivere di spade, scudi e poi combattere la guerra con le note. Vorrei scrivere una musica che inventi, salvi e elimini i miei pianti. Ma c'è chi prima di me ha tentato e non è riuscito. Mentre fuori dal tempo nasce una vita, soltanto una piuma, una piccola nota dorata. Osservo meglio e mi accorgo che un'altra fragile stella è tornata, raccolta in cielo da chi mi ha sentito. Ma sai, vorrei scrivere senza giudizio, scrivere se mi va. Capisco cosa intendi, lo Walt Disney non mi stendi. Ricordo ancora quando il destino contava, per tutti giusto sbagliava, comunque in cima portava. Dal fondo di un mare nero, al tempio di Ercole fiero, sconfitti i dubbi un pensiero, quello di essere davvero uomo di qua. Uomo di questa che non è civiltà. Mentre fuori dal tempo nasce una vita, soltanto una piuma, una piccola nota dorata. Osservo meglio e mi accorgo che un'altra fragile stella è tornata, raccolta in cielo da chi mi ha sentito. Ma sai, vorrei scrivere senza giudizio, scrivere se mi va. Vorrei scrivere perché non basta dire, vorrei scrivere perché non basta urlare, vorrei scrivere perché so farlo e lo farò se mi va. Il foglio è bianco e dentro il mare è calmo, scriverò. Sì, mi va. Grazie mille, grazie mille. Questo appunto era Vorrei scrivere, un brano che poi appunto mi portò anche fortuna perché arrivai in una finale a Castrocaro. E a seguito di questo poi uscì l'intero album che suonai per un po', e dopo appunto quell'avventura arrivò il viaggio a Londra, in cui appunto è nato l'album e un po' tutto il mio mondo che avete visto e avete soprattutto avete ascoltato in questa parte di concerto. Ma a Londra nacque appunto un altro singolo dell'album, che si intitola È come rugiada. Sono qui che ascolto il battere dell'acqua di una giornata storta e ho poco su cui contare, una chitarra, la mia voce, ho paura di sbagliare. Sono qui nel buio di una notte assente tra il ronzare di un insetto ed il mio cane che mi guarda fisso, il suo pensiero mi potrà cullare. I remember the love. È come il rumore della pioggia. I remember the sun.
I remember my love. Fa silenzio e non ti bagna. Rimanere qui a guardarti non è mai abbastanza. Se tiro ancora un poco, rischio di avere un'altra crisi di impazienza. Un'altra fase in cui mi manca soltanto un attimo e confondere il passato con ciò che ho lasciato. Un biglietto mai preso di un aereo che già è sulla tascina. Arrugiata che non va più via. Siamo qui e te tra le ambizioni di un rapporto. Non tradirsi, non rubarsi, ma condividersi. Tossico pensare di mollare. Rapporto padre e figlio o figlia. Quando l'avrò tra le mie braccia proteggerò anche il suo pensiero e che sia libero. La notte non gli dovrà mai far male. I remember the time, I remember the love. È come il rumore della pioggia. I remember the sound, I remember my love. Fa silenzio e non ti bagna. Rimanere qui a guardarti non è mai abbastanza. Se tiro ancora un po', rischio di avere un'altra crisi di impazienza. Un'altra fase in cui mi manca soltanto un attimo e confondere il passato con ciò che ho lasciato. Un biglietto mai preso di un aereo che è già sulla tua scia. Giada che non va più via. E se rimani lì a guardarmi dentro ad una stanza e se stringi ancora un poco, io riuscirò a sentire tutta la tua rabbia. E come fingi di non averla e confonderai il passato con ciò che ho lasciato. Un biglietto mai preso di un aereo che non è mai sulla mia scia. È come rugiada che non va più via. I remember the time, I remember the love. È come il rumore della pioggia. I remember the sound, I remember my love. Fa silenzio e non ti bagna. Grazie mille, e questa era appunto è come rugiada. Allora, siamo arrivati a 53 minuti di concerto, come al solito appunto. Riesco a mantenere ormai la scaletta in una maniera molto precisa. Io ringrazio veramente tutti quelli che stanno guardando, che hanno commentato, che commentano, che sono passati, perché questo era un concerto molto speciale. Infatti molti brani li ho esibiti in maniera diversa, li ho allungati, alcuni li ho allungati proprio per far sì di manifestare l'amore che ho per la musica perché così di conseguenza posso fare vincere alle persone che stanno guardando e che non mi conoscono il perché questo concerto per me è speciale, ma non è speciale in senso perché sto facendo una cosa speciale, ma è proprio un evento per me speciale quello che sto facendo. Da pochissimo è giunta la notizia a tutti, appunto, che un noto giornalista e scrittore italiano ci ha lasciati, ovvero Roberto Gervaso. Per chi non lo sapesse, l'ultimo lavoro che realizzò Roberto Gervaso lo ha realizzato con me Michele Mirenna. Aveva un desiderio, come scrissi appunto recentemente, un pomeriggio mi disse
espresse il desiderio di voler scrivere un testo che poi qualcuno avrebbe dovuto realizzare, di cui poi qualcuno ne avrebbe dovuto realizzare una canzone. Ecco, ne parlò a me di questa cosa e io in 2 o 3 giorni cercai di interpretare un pochettino il suo messaggio e nacque un brano che andò a finire sui giornali, se ne parlò tantissimo e se ne parla anche adesso perché appunto con la sua morte questo è l'ultimo messaggio che Roberto Gervaso da scrittore, quindi da lavoratore di parole, la forma d'arte secondo me di comunicazione più importante che abbiamo noi al mondo. Ha dato questo lascito a noi esseri umani. Il brano si intitola Vendetta, Vendetta, Vendetta. È stato scritto con il pretesto appunto del Covid, ma nel messaggio di Gervaso c'è un qualcosa di molto più a livello generale che noi esseri umani dovremmo apprendere, fare nostro e avere tanto rispetto. Il brano è questo, lo racconteranno le sue parole con la mia voce. Senza spendere amore, senza rendervi conto della vostra suicida malignità ed immensa piccolezza, della folle presunzione, vendetta, vendetta, vendetta. Nei nostri porti soltanto speranza di noi sempre più a fondo. Pandemico, virus foriero. Nuovo diluvio universale, una storia inventata. Coraggio di tanti e speranza per molti. Non basta ed è ciò che vi spetta. Vendetta, vendetta, vendetta. Non servirà a nulla. È questa la mia differenza. Con me che il tempo non basta. Nonostante qui si dovrebbe appunto chiudere il concerto perché siamo arrivati alla fine, io farò qualcos'altro. Lo Spice of Life per me significò e significa qualcosa di veramente importante, quindi decido di rimanere qui per questo finale. Io andrò via, farò rimanere voi qui.
elimino un po' quello che non ci serve per questo finale. Perché quello che voglio fare è semplicemente una cosa. Io ho fatto simbolicamente questo, l'intero concerto, bevo un goccio d'acqua, tanto siamo arrivati alla fine, appunto. L'intero concerto con qualcosa nella mia tasca. Mi prendo il mio tempo perché tanto ormai è concluso. Io non suonerò più. Avevo in brano, avevo in scaletta come sempre un brano, ma decido di non suonarlo proprio perché voglio che questo finale venga carpito soltanto da chi è veramente attento, perché è ciò che meritava questa persona. Io qui ho un qualcosa che ho avuto sempre nella mia tasca, quindi adesso mi alzerò, forse mi taglio, no, non mi taglia la videocamera, un qualcosa che semplicemente decido di mettere qui, sperando appunto, no, non dovrebbe cadere, e si dovrebbe vedere abbastanza. Perfetto. Quindi io ringrazio tutte le persone che sono state qui con me e chiedo un favore a chi è qui, che sta guardando in replica questo live o che sta guardando in diretta. Vi chiedo di rimanere con me, io uscirò appunto dalla scena perché voglio che rimanga la scena solo ed esclusivamente indirizzata a questo momento. Muterò anche il mio microfono a breve e non mi sentirete più e ascolterete soltanto, vedrete soltanto un'immagine, ascolterete qualcosa. Vi ringrazio a tutti, io sono Michele Mirenna, mi potete trovare da tutte le parti, in tantissimi social, digitando semplicemente il mio nome. Dico soltanto una cosa, la persona al quale è dedicata appunto tutto questo finale mi ha insegnato una cosa, mi ha insegnato cosa vuol dire avere fiducia di qualcuno. Questo insegnamento l'ho provato appunto sulla mia pelle e dico solo grazie. Buona serata a tutti.
Thank you.